porco Dio. Vamos, vamos, vamos.
arriva Dani. Thank you.
Ma ha preso la gara, ha preso la palla, è rimasta lì. Allora, Spartak Lita i Somari, ottava giornata della Championship, finisce 3-2 per i Somari, però partita apertissima, combattutissima. Voi forse è mancato qualcosina a centrocampo, qualche gli attaccanti poco serviti, e definita male per voi. Guarda, mi dispiace di solito prendere delle scuse. Oggettivamente cioè, questo estivo stiamo crollando proprio fisicamente. Un po' perché siamo più vecchi degli altri, e questo ha senso. Un po' perché abbiamo avuto tanti infortuni, oggi un altro, e purtroppo cioè, io mi sono stirato il primo calcio dal fondo, non potevo più calciare, con il difensore centrale che deve scalare per calciare lui, tutti che giocano più bassi. È una stagione un po' così, è un'estate un po' così. Secondo me possiamo ancora passare il turno e divertirci almeno un playoff, poi vediamo come va. Il roster che avevamo in testa, ma penso che valga anche per loro, perché l'ho visto giocare altre volte e ho visto onestamente un'altra squadra di questa qua. Cioè quella di oggi era una partita che potevamo tranquillamente giocarci.
Ma è tutta estate che ho questa sensazione, a parte con Porto Vire, se non ho visto altre squadre che mi siano sembrate incredibili. Però se perdi due giocatori migliori che hai tutte le partite, cioè o uno o due giocatori pian pianino, poi fai fatica. La sfortuna sicuramente incide. Però siete ancora dentro le 8, manca ancora una giornata. Sì, dobbiamo vincerla, però adesso dobbiamo vincere per forza. Siamo obbligati a vincere, tra l'altro contro una squadra forte. E a Cipicchia, mi sembra. Sì, a Cipicchia. E niente, cioè dobbiamo, o andiamo con il top di quelli dei giocatori che abbiamo e recuperiamo un paio di giocatori, o non c'è niente da fare. Comunque complimenti a loro. Grazie. I Somari invece tornano a casa con 3 punti, salgono su in classifica, diciamo quasi nelle prime posizioni. Stasera ha girato abbastanza bene, avete sprecato qualcosina, però alla fine avete portato a casa questi 3 punti. Sì, arrivavamo da 3-4 mi pare vittorie consecutive, quindi dovevamo confermarci. Abbiamo giocato meglio il primo tempo, devo dire che abbiamo creato di più, poi siamo crollati fisicamente il secondo tempo e magari anche fortunosamente abbiamo trovato il gol agli ultimi minuti, sennò probabilmente era destinata a pareggio la partita. Quindi diciamo che è andata bene così, adesso puntiamo ancora a vincere anche la prossima, perché tentiamo tra virgolette di arrivare nelle prime 3 posizioni. Insomma, siamo quarti se non mi sbaglio adesso, quindi dobbiamo crederci adesso. Beh, diciamo che la stagione sta andando bene, questo primaverile sta andando molto bene rispetto a un invernale forse con meno soluzioni. Abbiamo fatto quasi la stessa strada dell'invernale, ovvero prima metà di stagione un disastro, poi anche l'invernale abbiamo vinto tutte le ultime, adesso abbiamo fatto le prime 4 dove abbiamo preso 3 sconfitte e una vittoria e le ultime 4 abbiamo vinte tutte, quindi stiamo andando bene. Diciamo che dobbiamo sempre entrare un po' nell'ottica torneo, ecco. Nell'ottica playoff adesso, esatto. Bisogna entrare. Adesso sì. Bene, in bocca al lupo entrambi. Grazie, e complimenti sommari per i 3 punti. Ciao ragazzi. Ciao.